Oggi un risotto davvero verde! Sì! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Prima di andare a mare non potevamo lasciarvi senza il video della domenica e quindi condividiamo con voi un primo piatto... capelli! Tu sempre, amore, i tuoi capelli sono un must! E prima di andare a mare quindi condividiamo con voi un piatto buonissimo che abbiamo mangiato un paio di settimane fa. Approfittando del tempo delle fave fresche, non viva fare le fave. Battute, ecco, lo sapevo! No, perché, nel senso, è un buon legume! Va bene, no, io non rido, è la mia controfigura. Oramai lo anticipo, ma non riesco ancora a bloccarlo, ragazzi, ci riuscirò. Approfittando di questo periodo, quindi non capisco a cosa tu ti riferisca. A nulla. Ho preparato un buonissimo risotto, fave e asparagi. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere questo risotto come si fa. Ed ecco gli ingredienti buonissimi per questa freschissima primaverile, buonissima, nutrientissima. Mezzo chilo di fave fresche, tutte sgusciate, buonissime, anche da mangiare così, al posto delle patatine. Buonissime! Sgusciatele tutte e lasciatele da parte. Mezzo chilo di asparagi, generalmente è un fascio di asparagi, una cipolla, io uso la cipolla rossa, sale quanto basta, quindi all'occorrenza, poi olio extravergine di oliva, credo ne occorreranno un 5 cucchiai, 4-5 cucchiai, 30 grammi di un buon pecorino pepato, noi usiamo appunto il pepato vecchio, che è il nostro formaggio di pecora pepato per eccellenza, ma ogni regione ha la sua eccellenza, quindi potete voltarlo alla vostra regione. Un po' di parmigiano. O al limite il parmigiano, ma il gusto viene un po' piatto perché le fave col pecorino è la morte loro. Ci occorrerebbe anche un bello spicchio d'aglio, che non ho, quindi userò questo granulare. Voi se lo avete, uno spicchio di aglio rosso ci sta veramente bene. Io userò questo riso aromatico integrale fattoria Volkmann, che non so dove sia la fattoria, ma il riso è buonissimo e lo cuocerò per similassorbimento, ora vi farò vedere come. È un riso delizioso, io cucino per 4 persone oggi con un grande carico di legumi e verdure, poco formaggio e riso ne metterei un 350 grammi per 4, ma è abbondante. Come prima cosa riduco la cipolla in micro pezzettini. Tagliata la cipolla, la metto in un bel tegame, una bella padella a sponde alte, con 3 dei 5 cucchiai di olio che vi ho detto. Mescolo bene e direttamente a freddo metto anche le fave, così, tutte, e un pizzico di sale. Faccio andare per un po' a fuoco basso, quindi metto su fuoco basso, possibilmente se avete un coperchio abbastanza grande coprite, io userò il paraschizzi per trattenere il più possibile i vapori. Adesso prendiamo gli asparagi, come prima cosa elimino le punte che andranno per una parte della preparazione, naturalmente questi sono già ben lavati. In un'altra padella metto i rimanenti 2 cucchiai di olio, voilà, le punte degli asparagi, così belle lunghe, un pizzico di sale, un pochino di aglio, voilà, e anche queste le faccio saltare a fuoco medio per finché appunto non saranno cotte e croccanti. Con i rimanenti asparagi non li buttiamo via, ma metto l'elastico sin dove voglio utilizzarli e io li utilizzerò fino a questo punto. Nel frattempo state sentendo frigolare favette e asparagi e taglio così a rondelle piccolissime gli asparagi che mi sono rimasti.
In una pentola in cui ho messo già l'acqua, verso i miei asparagi, la mezza cipolla e un po' di sale. E metto a bollire il tutto, quindi adesso spostiamoci ai fornelli. Qua ci sono gli asparagi che sfrigolano. Qui le nostre favette stanno perdendo colore, non prendendo, perché diventano più chiare e più morbide. Lasciamole andare un attimo. E lì portiamo ad ebollizione la rimanente parte degli asparagi e la cipolla. Guardate che bello questo contrasto di colori viola e verde. Tra l'altro il viola è anche negli asparagi, no? Stupendo. La primavera in una pentola. I nostri asparagi hanno finito di cuocere, sono ancora belli croccarelli, e li verso nelle nostre favette che a sua volta hanno finito di cuocere. Non disperdo l'olio, perché quell'olio va per tutti i commensali e deve umettare naturalmente il risotto, che è privo di burro. Ok. Lascio insaporire a fiamma spenta. Se sentite friggere è l'olio caldo, ma la fiamma è spenta sotto, quindi aspetto che vada in ebollizione l'acqua con gli asparagi e la cipolla e la lascio andare per circa 10 minuti in ebollizione. Favette e asparagi invece, indipendentemente l'una dall'altra, quindi nelle due padelle, hanno cotto per 15 minuti ciascuno. Tolto dal fuoco il brodo, prendo la cipolla e 350 grammi tra brodo e 350 grammi di brodo, e metto dentro anche tutti gli asparagi cotti. Lascio il brodo da parte perché mi può servire durante la cottura. 350 grammi di brodo più cipolle e asparagi e tegame vuoto ormai. Quindi con un mixer a immersione frullo asparagi e cipolla e 350 grammi di brodo. Verso il liquido ottenuto nel tegame. E in questo verso i 350 grammi di riso. Mescolo un attimo e faccio andare. Spostiamoci sui fornelli. Messo su fiamma bassa, rimesto 5 minuti. A 5 minuti dalla cottura, quindi quasi subito, aggiungo solo un mestolo colmo di brodo. Così. Mando a ebollizione e lascio andare. Riso cotto, in fase di cottura ho aggiunto soltanto 2 mestoli di brodo. Verso il riso nel wok. Ho acceso la fiamma a fuoco bassissimo e mantico con favette e asparagi. Giusto alla fine unisco i 30 grammi di pepato e finisco la mantecatura. Ok, siamo pronti per impiattare, ci vediamo dopo. Ed ecco il nostro risotto impiattato a crudo, solamente un pochino di olio extravergine di oliva, e buon appetito a tutti. Vi lasciamo alle foto e a questa buonissima ghiottoneria salutare. A dopo! Avete visto che bello questo risotto con le fave, con gli asparagi? È veramente un risotto che ti tira su, giusto il morale. È uno di quelli che ti aiuta un attimino a depurarti, detox e... È buono, è molto buono, è molto verde, è molto sano, è molto tutto. Provatelo e fateci sapere cosa ne pensate. Noi scappiamo a mare, ma ci ritroviamo sempre qua. Sulle vostre tavole! Ciao! La prossima ricetta con i piselli.